Buongiorno, oggi registro finalmente il primo vlog qui nella casa nuova. Oggi sono a casa, non vado a lavorare, quindi proprio tutto il giorno completamente libero e ho pensato, perché non registrare un vlog qui nella nuova casetta, visto che ancora, insomma, non mi è mai capitato di registrarne uno. E quindi eccomi qui, mi sono svegliata da poco, come si può vedere, perché sicuramente si sentirà dalla voce, sono struccata e sì. Sono sveglia davvero da una ventina di minuti barra mezz'oretta. Quindi adesso come prima cosa vado a fare colazione. E come avevo già detto nella morning routine, io la mattina bevo sempre il cappuccino, lo preparo sempre perché cioè mi piace proprio farmi una buona tazza di cappuccino. Latte e ovviamente anche la cialda del caffè. Una delle cose che mi piace sicuramente di più di questa macchina del caffè è proprio il cappuccino, perché fa una schiuma, non so se si vede, ma una schiuma pazzesca ed è davvero buonissimo. Sembra proprio il cappuccino che si prende al bar. Davvero buono. Voi la mattina siete team cappuccino o team caffè? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io assolutamente team cappuccino. Adesso voglio andare fuori a vedere Gioia cosa sta facendo, perché in queste ultime settimane ci sono 17 gradi, 16-17 gradi, si sta benissimo al sole e quindi lei ovviamente dove vuole stare? In giardino a prendere il sole, insomma a divertirsi, quindi andiamo a vedere cosa sta combinando. Ed eccola qui, invece di restare fuori nel momento in cui sono uscita io, lei ha deciso di entrare e passa da questo piccolo buchino. Lì fuori c'è Leone, eccolo qua, ve lo faccio vedere. Vai, 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 via, via, che belli che siete, ma buongiorno piccoli, ma buongiorno, piano, lotta, piano, 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 vuoi biscotto? Vuoi il biscotto? Vado a prenderlo? Andiamo a prenderlo? Vieni, andiamo, vieni. Puntualmente, lei a metà mattina vuole mangiare i suoi biscottini. Sì, questa è la discarica de dello sporco. Questi sono i biscottini che adora letteralmente. Ne mangia sempre tre la mattina e tre la sera per cena, come dolcetto. E guardate quanto è brava, seduta, si è già seduta. Ormai ha capito che quando deve prendere i biscottini si deve sempre sedere e a volte lo fa anche senza che io glielo dica. Seduta, brava, un altro. Ma quanto ti piacciono questi biscotti? Quanto? E l'ultimo, ecco qua. Sono indecisa adesso per colazione se mangiare qualche biscotto oppure la crepe con la crema di pandistelle. E mi sa che però mangio quella perché li abbiamo aperte ancora ieri, non hanno una lunga durata poi in frigorifero, quindi onde evitare di rischiare poi di buttarle. Mi sa che mangio quella, mi preparo una bella crepe, il mio succo di frutta, mi metto al computer e inizio e finisco di editare il video che spero vada online domani, dedicato alla cabina armadio. Devo fare soltanto il voice over e poi è praticamente ultimato. Ed ecco qua la mia meravigliosa crepe farcita con la crema di pandistelle. Yummy! Ok, mi sono messa in postazione davanti al computer con la mia crepe e il mio succo di frutta, pronta per fare colazione e finire di sistemare il video perché voglio assolutamente che vada online domani. Voi in realtà vedrete questo vlog dopo la pubblicazione di quel video, quindi fa niente, ma mettiamoci subito al lavoro anche perché oggi voglio registrare un altro video, quindi insomma devo sbrigarmi. Credo di averla farcita troppo perché è super piena di cioccolata. Inoltre, sempre tornando al discorso dei video,
Mi piacerebbe registrare un video mukbang, quindi il video dove io mangio in vostra compagnia insieme a voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se è una tipologia di video che vi piace, che vi potrebbe interessare, insomma, da vedere anche qui sul mio canale. Io personalmente guardo questi video davvero molto molto spesso, cioè mi piace proprio, mi tengono compagnia. E mi fanno venire oltretutto una fame pazzesca guardare le altre persone mangiare, quindi poi puntualmente vado a prendere qualcosa nella mia cucina e mangio nello stesso momento in cui guardo il video. Però insomma, se questo video potrebbe piacervi, fatemelo sapere qui sotto. Io in realtà adoro anche i mukbang dove si registra in ASMR, quindi sentendo semplicemente il rumore del cibo masticato, però quello non a tutti credo che piaccia, quindi io registrerei probabilmente un video classico dove chiacchiero insieme a voi e mangio qualcosa, quindi fatemi sapere. Però adesso mi devo mettere seriamente al lavoro perché altrimenti non riesco a combinare tutto quello che mi sono prefissata per oggi. Ok, ho finito di truccarmi, ho ancora il cerchietto, comunque questo è il caos che regna. In realtà alcuni trucchi li ho già sistemati nella pochette, questi vi prego non guardateli, sono ancora tutti da lavare. E queste sono le cosine che ho preso da Primark, magari ve le farò vedere su Instagram Stories. Comunque il trucco è fatto, quindi adesso sono pronta per andare a registrare il video. L'unico mio dubbio è quello se registrare il video con questo sfondo, quindi qui nel mio studio, o se registrarlo in un nuovo angolino che abbiamo creato qui in casa, che mi piace un sacco ed è sul soppalco. Sono indecisa anche perché se decido di registrarlo su, devo portare tutta l'attrezzatura su e voglio provare però, voglio proprio provare perché è un angolino davvero delizioso. E mi piacerebbe sicuramente utilizzarlo qualche volta come postazione video e mi sa che oggi quella sarà la prima volta. Ho finito finalmente di registrare il video e si è fatto tardissimo, tant'è che ho saltato il pranzo, quindi adesso voglia di cucinare, non ne ho proprio assolutamente, quindi mi sa che tiro fuori un po' di fette di salame e mangio proprio così con i grissini, molto molto easy, non diciamolo a nessuno, però io in realtà quando sono a casa da sola a pranzo non ho molta molta voglia di mettermi i fornelli a spadellare, preferisco mangiare una cosa super veloce come un pezzo di pizza o una cosa magari già pronta che devo solo scaldare. E stavolta vado ancora ancora più easy, semplicemente con un po' di grissini e qualche affettato. Direi che va bene così, così riesco anche ad editare il video che ancora non ho editato, quello dedicato alla cabina armadio, mi manca da montarlo, così adesso lo faccio mentre sgranocchio qualcosa e poi voglio portare anche Joy a fare un giretto perché c'è ancora un po' di sole, quindi voglio portarla fuori a fare una passeggiatina, lei adora andare a fare i suoi girettini e la porto sempre tutti i giorni, una mezz'oretta, 40 minuti, dipende dal tempo che ho, però la porto sempre e lei adora andare a passeggio. Ebbene sì, ragazze, questo è il mio triste pranzo di oggi: grissini, salame, un bel bicchierone di acqua naturale. E adesso mi metto all'editing del video che ho registrato prima. E c'è qua Gioia già che si sta facendo sentire perché ovviamente vuole sempre mangiare qualcosina, sentitela. E io adesso mi metto al lavoro ad editare il video che ho registrato oggi e finire ad editare il video della cabina armadio che ancora non ho editato. Quindi noi ci vediamo fra diverse ore. Tra l'altro, oggi alla fine ho deciso di registrare, come vi dicevo prima, il video qui su e ho portato ovviamente con me anche giù, adesso sono totalmente gialla perché c'è accesa la luce, perché qua è una zona abbastanza che resta un po' scura perché ci sono le finestre soltanto in alto, però guardate la Gioia dov'è. Eccola qui! Si è messa lì a fare le nanne, lei tutti i giorni il pomeriggio si mette all'interno di questa cuccia che ho preso su internet ed è bellissima perché guardate, ha le orecchiette e poi c'è il pompon con cui ogni tanto gioca. Ma adesso mi sa che è molto stanca. Gioia, andiamo? Gioia, andiamo?
Andiamo, dai, andiamo a fare un giretto. Vieni, andiamo? Andiamo, dai. Vediamo se esce. Andiamo, amore. Andiamo, andiamo a fare un giretto, ci prepariamo? Mi sta che ho proprio voglia di andare. Dai, la preparo, vi faccio vedere la sua pettorina perché è davvero bellissima, con tutti i brillantini, vero? Molto, molto chic. Ed eccoci a spasso, finalmente, vero? Guardate quanto tira. Appena siamo fuori, corre quasi, tira un sacco, poi si calma, ma all'inizio è sempre, sempre così. Guardate che bello che è questo guinzaglio tutto rosa con gli strass e poi guardate la figata, questo ciondolino a forma di chihuahua, col musino da chihuahua. Questo è della Dodo, me l'hanno dato insieme al ciondolino che ho messo sul mio bracciale ed è bellissimo. Guardate che meraviglia, non c'è nessuno e per questo motivo la lascio libera quando siamo in queste zone, così si diverte molto di più. Come si può notare dalla mia faccia, sono stata al computer davvero parecchie, parecchie ore, però finalmente sono riuscita a fare tutto, ho editato il video, ho iniziato ad editare anche il video che ho registrato oggi, quindi sono molto contenta perché oggi sono stata super super produttiva, anche se il mio pranzo è stato molto molto triste. Nel frattempo mi ha detto Ste che arriva anche tardi questa sera, quindi mi sa che mangiamo davvero super super tardi e non credo di vloggare fino a stasera. Magari vi porto con me mentre mi strucco, mentre faccio qualche maschera, ma non lo so, non so neanche cosa mangiamo per cena perché credo di non avere quasi nulla in frigorifero. E sono anche praticamente completamente al buio, fatemi accendere le luci, ok, luce fu, perché come notate si intravede qualcosa fuori, ormai il giorno ci ha salutato, è praticamente già ora di cena, io ho pranzato tipo 2 ore fa, ma è già ora di cena, e fa niente, ho ancora la cabina armadio, nonostante io l'abbia sistemata 4 giorni, 5 giorni fa, perché poi non sono più riuscita a editare il video, 4-5 giorni fa sì, l'ho sistemata, adesso la sto guardando e ci sono un po' di cose in giro, perché quando mi cambio e sono un po' di fretta, butto le cose così anch'io, cioè vi faccio vedere. Qui c'è il pigiama, qui c'è l'altra maglietta e sicuramente anche Ste, ah no che bravo, lui soltanto le scarpe e per il resto dai è anche abbastanza in ordine, quindi adesso vado a sistemare queste due cosine qui e devo anche sistemare queste cose. Ho fatto un ordine su Amazon e ho preso le Superstar, quindi poi vado a buttare la scatola e porto le scarpe qui o le aggiungo qua, ma credo che non ci stanno, no direi decisamente di no, quindi mi sa che le metto giù perché giù teniamo la scarpiera giù in garage, quindi le porto giù, sistemo insomma queste cosine qui e poi appunto forse mi sa che mi conviene andare a struccarmi, anche se un po' mi dispiace perché il trucco che ho fatto oggi mi piace davvero un sacco, ultimamente sono in fissa con l'eyeliner di Benefit che sto utilizzando praticamente da quando l'ho ricevuto tutti i giorni, è il roller liner, praticamente è un eyeliner completamente matte, dura tutto il giorno, mi piace perché nonostante la punta sia in feltro fa una linea perfetta. Io che non sono super precisa, con quella mi trovo davvero super super bene. E sto parlando proprio di questo eyeliner che amo davvero ragazze, è fantastico. Andate da Sephora e provatelo perché è davvero super super super. E un'altra cosa che probabilmente dovrei fare è andare a sistemare tutto questo disordine che c'è. E a questo punto vi faccio vedere già all'interno di questo vlog e non più su Stories, come avevo detto stamattina, le cosine che ho preso da Primark settimana scorsa. Ho preso questa pochettina della Disney che mi piace tantissimo, con la nappina dorata e il cuoricino con i glitter, pagata 5 euro. Queste le utilizzo tantissimo anche per tenere le chiavi del negozio dove lavoro, sono davvero super super comode queste pochette di questa misura perché mi stanno perfettamente in borsa e riesco a trovarle senza rischiare di perderle, quindi credo che la utilizzerò per questo. Poi ho preso questo dispenser per il sapone, proprio con la scritta sapone in plastica. Questo credo di metterlo o in cucina oppure in bagno vicino al bidet. Poi ho voluto provare a prendere questa spugnetta che è stata fatta in collaborazione con la Disney, un po' come tutte le cose che ho preso. Non l'ho ancora provata, vi farò sapere. Poi ho preso sempre in collaborazione con la Disney questa penna. Carina, le penne le utilizzo per scrivere sulle agende, quindi visto che
mi piacciono sempre molto, se ne trovo una di carina la prendo. E poi ho preso questa spazzola che adoro per lo sfondo che c'è dietro, guardate che meraviglia, questo cane unicorno con questi, con tutti questi riflessi, guardate, sulle ali e sul corno, che bella. E poi l'ultima cosa che ho preso è stato questo planning settimanale, sempre in collaborazione con la Disney, che utilizzo tantissimo per segnarmi tutte le note, che c'è un capello qua, tutte le note, insomma le cose che devo ricordarmi, e adoro i planning di questo tipo settimanali, dove si vede insomma tutta la settimana. Carino, mi piacevano i colori, e visto che li utilizzo un sacco l'ho preso, e questo l'ho pagato davvero poco perché costava soltanto 4 euro. Ho appena sentito Ste e mi ha detto che sta per arrivare e sono già le 9:30, quindi mangeremo davvero tardissimo. Per questo motivo adesso vado a farmi una bella doccia calda, mi strucco prima ovviamente di entrare in doccia e poi inizio a preparare la cena per stasera. Spero che questo primo vlog vi sia piaciuto, se è stato così mettete un bel pollice in su, così sicuramente ne registrerò altri. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdervi tutti i miei prossimi video. Vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo, non so in che genere di video, ma ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!